Ciao e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi affronteremo un caso un po' particolare perché abbandoneremo l'idea della virtualizzazione e andremo proprio ad affrontare un discorso prettamente fisico sulle macchine fisiche. Sì, qualcuno potrebbe dirmi esiste la possibilità della VDI, però dobbiamo fare riferimento anche che in ambienti low budget, soprattutto ambienti piccoli, facendo anche riferimento al fatto che non è che stiamo attraversando un periodo abbastanza florido a livello economico, si tende ad abbattere i costi della consulenza informatica e si tende anche a cercare di creare dei percorsi di disaster recovery efficienti ed utilizzabili al 100%. Quindi faremo riferimento a un piccolo studio medico con 7-8 PC e dove ogni client è simile all'altro. I dottori non trasferiscono nessun dato sul PC, non depositano nessun dato sul PC, tranne che per il client software che si collega alla parte server del software relativo all'utilizzo dello studio medico. Quindi un modo per far sì che anche in caso di rottura di un disco, anche in caso di rottura dell'intero PC, il dottore possa essere operativo nel minor tempo possibile è quello di utilizzare un software che faccia un clone dell'intero disco e lo trasferisca in rete in un dispositivo che può essere nel nostro caso il QNAP visto precedentemente. È chiaro che dovremo anche far riferimento a un software che faccia clone del disco semplice da utilizzare e che chiaramente sia abbastanza contenuto come costo. In passato abbiamo usato il Clonezilla, però abbiamo trovato un po' di difficoltà da parte degli utenti finali ad utilizzarlo proprio, sia perché ha un'interfaccia non molto user friendly, sia perché è in inglese, sia perché anche bisogna che il PC debba essere fatto avviare con un CD autopartente ed altro ancora. Abbiamo trovato un software che non è una novità assoluta, però a causa di questa installazione ne stiamo parlando. Abbiamo utilizzato come software Drive Image, XML Drive Image, e trovato molto molto interessante che per un utilizzo casalingo è gratuito, per l'utilizzo chiaramente commerciale si devono pagare dei piccoli costi aggiuntivi legati chiaramente a un numero di licenze che può essere un minimo di 5 licenze, ma effettivamente ne vale la pena. Quindi, riassumendo il tutto, noi non faremo altro che creare una condivisione all'interno di un PC dove faremo vedere come installare l'XML, il Drive Image, come creare chiaramente la ISO del PC e simulare chiaramente una rottura disco del detto PC per vedere in quanto tempo effettivamente si possa ripristinare il tutto, partendo dal presupposto, come ho detto precedentemente, che i dati non sono presenti sul singolo PC, ma i dati sono presenti sul server. Quindi, creando delle politiche di disaster recovery adeguate, ad esempio facendo sì che questa ISO possa essere fatta una volta a settimana o una volta al mese, noi avremo la possibilità, anche depositata su cartelle con date differenti, avremo la possibilità di scegliere la ISO da ripristinare in base alla data. Buona visione. Eccoci, siamo pronti a installare XML Drive Image. Apriamo un normalissimo browser e andiamo nel campo ricerca a inserire XML Drive Image, dove come primo risultato della ricerca avremo il sito della runtime. Andiamo a cliccare su free download. Bisogna però fare una precisazione: abbiamo che per uso privato è liberamente scaricabile ed utilizzabile. Chiaramente per invece se dovesse venire usato all'interno di un'azienda, sarebbe opportuno acquistare un numero minimo di licenze pari a 5 o 10 unità per essere in regola chiaramente con la licenza stessa, con le regole di licenza. Andiamo su free download, andiamo a salvarlo piuttosto piccolino e procediamo subito con l'installazione. Eccolo qui. Andiamo avanti, andiamo a consentire il license agreement,
andiamo a definire chiaramente la cartella di destinazione per l'installazione e andiamo ad installarlo. Ok. Perfetto. È stato installato. Andiamo a cancellare la parte relativa all'installazione. Andiamo ad eseguirlo come amministratore. Questo è il pannello iniziale di controllo, molto molto semplice. Dobbiamo solo accertarci che chiaramente qualora dovessimo fare, abbiamo due possibilità, abbiamo la possibilità di fare, di creare un'immagine ISO dell'intero disco su un disco esterno USB o abbiamo la possibilità di creare un'immagine disco chiaramente su un'unità condivisa, quale potrebbe essere il nostro QNAP visto in precedenza. Chiaramente a livello aziendale sarebbe opportuno creare una cartella su un'unità condivisa all'interno della quale posizionare le varie ISO dei vari computer di utilizzo proprio per velocizzare eventuali ripristini, dove per ripristino io intendo il ripristino dell'intero sistema operativo e di tutti i software installati, per non perdere quel tempo di installare il sistema operativo, installare tutti i software che servono per chiaramente effettuare le proprie attività lavorative. Quindi procediamo considerando la seconda ipotesi, quella relativa allo sharing, cioè un'unità condivisa all'interno della quale andare a memorizzare le nostre ISO, perché l'utilizzo di un'unità esterna USB è semplice e simile, andiamo a creare all'interno di questa unità condivisa una cartella che potremmo nominarla con il nome che identifica univocamente il PC, quindi nuova cartella, l'andiamo a chiamare video PC. Proprio per il fatto che se c'è un numero, se ci sono più computer all'interno della rete, possiamo andare a identificare ogni cartella con il nome del PC e all'interno della cartella del PC sarebbe opportuno creare un'ulteriore cartella che vada ad identificare la data di creazione della ISO, in modo da tenere tutto sotto controllo ed eventualmente il giorno che ci serve il recupero della ISO, sapere a che data si può far riferimento. Quindi 17 05 2013. Perfetto, abbiamo creato la nostra cartella. Non ci resta che andare all'interno del backup, andare a selezionare il nostro disco C, andare avanti, selezionare chiaramente Next e andare a definire, andare a scegliere l'unità a cui fa riferimento chiaramente per il deposito, la memorizzazione della ISO. Eccola qua. Andiamo a posizionarla all'interno della cartella identificata da una data. Ora abbiamo la possibilità di cliccare su Split Large File in modo tale che possano essere splittati in tanti file di chiaramente dimensioni inferiori a quello originale e possiamo anche scegliere chiaramente di comprimere i file per occupare meno spazio. Io opterei per una fast dove c'è una compressione però è minima e quindi non perderemo molto tempo nella compressione stessa. Andiamo avanti. È chiaro che il tempo da impiegare per la creazione di una ISO è direttamente proporzionale alla dimensione dello spazio di C, però questo andrà tutto a beneficio in fase di recupero successivo. Adesso ci blocchiamo qui perché sarebbe assurdo tenere il video recording per 7 ore. Lo ri riapriremo prima della conclusione. Vi ricordiamo che qualora vogliate vedere il manuale, perché abbiamo creato anche un manuale, lo potreste trovare all'interno del nostro sito web nella sezione manuali. Siamo quasi arrivati al termine della creazione della ISO.
Siamo stati ad aspettare 4 minuti e 47. No, sto scherzando, non è vero. È un'operazione che può essere tranquillamente lasciata durante le ore notturne, quindi si può prevedere che la macchina una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, quello che è. Si possa pianificare la creazione di questa ISO e quindi pianificare questa intera operazione. Ecco qui finalmente sta terminando la nostra ISO e è un'operazione che si può pianificare poche volte al mese, se non una volta al mese. Cercheremo anche di creare una procedura automatizzata attraverso una procedura appunto automatizzata nella Crontab affinché vi possa aiutare a creare la ISO una volta ogni 4 settimane, ogni 5 settimane. Programmandola in notturna non si avranno grossi problemi a crearla appunto. Ora non ci resta che andare sul sito di runtime.org per effettuare il download della ISO del CD autopartente che ci consentirà poi, una volta fatto partire su una macchina con un hard disk completamente vergine, di montare la nostra cartella condivisa e importare chiaramente la ISO creata in questo momento dal Drive Image. Eccolo qui. Finito. Perfetto. 4 ore e 50. Intanto potremmo andare a vedere se effettivamente i dati sono stati posizionati nella nostra cartella condivisa. È chiaro che l'accesso alla cartella sarà rallentato dalla creazione della ISO stessa e del controllo che sta effettuando in questo momento. Eccolo qui, andiamo a controllare video PC. I dati effettivamente sono stati tutti scaricati con ogni file di 670 MB. Andiamo a verificare lo spazio totale utilizzato nella cartella. Stiamo intorno ai 97 giga contro i 100 e qualche cosa, 100, 132, quindi una buona percentuale di spazio disco salvato e non sprecato. Lasciamo terminare il controllo dei dati e poi passiamo subito al download dal runtime.org della ISO per l'autopartenza da computer senza il sistema operativo. Eccoci, l'immagine è stata completamente creata, possiamo chiudere il tutto e andare sul sito di runtime.org. Andiamo nella sezione download. E andiamo alla fine della pagina per andare a scaricare il Runtime Live CD, che è di 550 MB. È chiaro che una volta scaricato e masterizzato all'interno di un CD con la procedura masterizzazione da ISO, possiamo far partire il nostro PC con l'hard disk completamente vergine e importare la ISO. È chiaro che questa operazione non ve la faremo vedere perché è molto semplice, passiamo subito all'importazione della ISO su un disco completamente vergine. Prima di andare a verificare se la ISO precedentemente creata, quella che è stata depositata all'interno della cartella condivisa, e chiaramente all'interno della cartella relativa alla data 17.05.2013, prima di andare a verificare appunto come stavo dicendo il reale suo utilizzo, possiamo estendere questo concetto ulteriormente. Abbiamo detto che questa tipologia di disaster recovery può essere utile all'interno di uffici di piccole dimensioni dove si può posizionare uno sharing condiviso e all'interno del quale andare a depositare delle ISO delle macchine, dove chiaramente
Qui l'abbiamo un po' estremizzata perché il nostro C è abbastanza ampio, il nostro C è di circa 130 giga, ma generalmente negli uffici di cui stiamo parlando tutti i dati risiedono all'interno del server e in realtà i client contengono solo e soltanto i software, e l'installazione dei software e la ripresa di tutta la configurazione in seguito a un fault potrebbe essere, diciamo, abbastanza time consuming, potrebbe essere molto molto con perdita di tempo, diciamo così. Quindi, estendendo questo concetto, potremmo andare a considerare, come vediamo nello schema, più computer all'interno della rete, dove all'interno di questo sharing condiviso potremo creare delle cartelle, ognuna identificante il PC, e all'interno ognuna avente chiaramente un backup identificato da una data. È chiaro che qualora volessimo effettuare questa operazione manualmente potremmo anche dimenticarcelo, potremmo farci aiutare da uno script molto molto stupido che abbiamo creato, chiaramente uno script senza alcuna pretese, che andandolo a inserire all'interno delle operazioni pianificate potrebbe salvarci, diciamo, tra virgolette, la vita, perché pianificandolo una volta al mese potrebbe fare lui il lavoro sporco e noi completamente dimenticarci di questa attività pianificata. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare ogni tanto a verificare lo spazio disco occupato dello sharing, o addirittura creare un ulteriore script che faccia anche lui il lavoro sporco per andare a cancellare le ultime, diciamo, copie, le ultime copie, ad esempio tenere in vita solo 3 delle copie ISO per ogni macchina. Andando a vedere chiaramente lo script, che potrete copiare senza alcun problema, lui crea automaticamente la cartella nominandola con la data utilizzata per la creazione della ISO, chiama il file Drive Image XML, e poi successivamente vengono posizionate delle configurazioni che vedremo subito, dove BC identifica chiaramente la sorgente, che nel nostro caso è il disco C, TZ eccetera eccetera identifica la destinazione, che nel nostro caso è la cartella Z, che risulta essere una cartella mappata, all'interno c'è una cartella video PC, e la cartella chiaramente che è stata creata automaticamente con il nome della data attuale. E successivamente abbiamo la configurazione SCV, che prevede l'utilizzo o l'obbligo di creazione di immagini di split image, file splittati, in modo tale che l'intera struttura ISO viene suddivisa in file più piccoli, C, che significa il fattore di compressione, che nel nostro caso è un fattore di compressione molto veloce, potremmo anche utilizzare C2, che è un fattore di compressione più lento da creare, però in pratica ha una compressione migliore, però impiega molto più tempo per crearla, e V identifica l'utilizzo della tipologia di backup VSS prima di farla normalmente, dove per VSS abbiamo Volume Snapshot Service, che permette la shadow copy, permette la creazione manuale o automatica chiaramente di copie di backup di un file, di una cartella o di un volume in un dato momento. Vediamo subito come opera questo file, non lo andremo a inserire all'interno di operazioni pianificate, ma perché esula da questa guida, lo potrete fare voi senza alcun problema. A un certo punto, come abbiamo visto, ha creato automaticamente la cartella della giornata in cui si crea la ISO, e adesso sta facendo partire automaticamente la creazione della ISO. Eccolo qua. Estendendo ulteriormente il concetto della pianificazione, possiamo spingere, perché questa è un'operazione che si fa durante la notte, possiamo creare una procedura di spegnimento automatizzata di tutti i PC, affinché agli utenti finali non diamo quest'onere di spegnerlo e lasciarlo acceso solo il giorno in cui deve essere effettuato il backup della ISO, e quindi creare questa procedura di automatica di spegnimento e, diciamo, di creazione della ISO in un determinato giorno del mese. Se andassimo a vedere all'interno della cartella, vedremo che effettivamente sta creando i file, che potranno chiaramente essere utilizzati per il recupero successivo. Ora lasciamo terminare la creazione della ISO, e non ci manca
nient'altro che altro che fare che recuperarla attraverso la, il CD che abbiamo, il CD live che abbiamo precedentemente scaricato e masterizzato. Eccoci qui in laboratorio e passiamo subito all'azione. Vediamo come far partire una macchina, un ferro, anche se vecchio, con la live CD della ISO scaricata dalla runtime, da runtime.org, dal sito di XML Drive Image, per poter importare chiaramente la ISO depositata all'interno della cartella condivisa e quindi rendere operativa la macchina. Quindi aspettiamo che il sistema venga caricato e passiamo subito all'azione. Il nostro Nopix è partito, distribuzione utilizzata da Runtime, dall'azienda Runtime per installare tutti i loro software, il cui parco software è abbastanza vasto e permette di fare un sacco di cose, un sacco di recuperi, molto molto interessante come azienda. Ok. La live CD è partita correttamente. La prima cosa che dovremmo verificare è la presenza di una partizione all'interno del nostro disco, perché la condizione necessaria affinché sia possibile importare una ISO precedentemente creata dall'XML di Drive Image è che sia presente una partizione di tipo NTFS. Ora, in questo caso abbiamo effettivamente una partizione di tipo NTFS e nel caso in cui non fosse presente sarebbe stato possibile crearla attraverso l'uso del GParty, quindi possiamo procedere, anzi possiamo anche effettivamente farvi vedere come si può creare tranquillamente la partizione e crearla con il GParty stesso. Quindi tasto destro, New, andiamo a definire il file system da utilizzare che è di tipo NTFS e andiamo a fare Add. Andiamo ad applicare, Apply. Adesso siamo pronti per importare la ISO, però dobbiamo ricordarci che la ISO in realtà è presente all'interno di una cartella condivisa di rete. Quindi dobbiamo andare a cliccare su Mount Network Shares, che è un'icona presente all'interno del desktop, dove andando su Enter Server Share Manually e andando a cliccare OK, abbiamo la possibilità di chiaramente inserire le credenziali di autenticazione per la share di rete. Quindi come login andiamo a inserire Nico e come password andiamo a inserire quella che precedentemente abbiamo utilizzato. Andiamo a fare OK e chiaramente dobbiamo inserire il percorso da utilizzare. Andiamo a dare invio, aspettiamo qualche secondo e vediamo che è stata successivamente montata chiaramente, come vedremo successivamente, all'interno di Media. Ok, a questo punto possiamo tranquillamente far partire il nostro Drive Image XML. Perfetto, andiamo a cliccare su Restore, andiamo a definire il disco che vogliamo utilizzare per il restore e andiamo su Next. A questo punto non dobbiamo fare nient'altro che andare a scegliere la sorgente che si trova in slash media. Eccola qui, 192.168.0.221 XML. Andiamo in video PC e andiamo a prendere chiaramente la ISO precedente fatta nel 17.05.2013. Ok, andiamo avanti, e andiamo ancora su avanti. Ora, per motivi di sicurezza, per far sì che sia, diciamo, verificata la presenza umana nella creazione di questa operazione, si deve andare a inserire quanto scritto. Per continuare dobbiamo scrivere disk
0, cancelletto, 1. Ok. È partito finalmente il recupero. Dobbiamo aspettare chiaramente un po' di tempo, in questo caso viene detto 1 ora e 50, ma ricordiamoci sempre che stiamo facendo un'importazione di quasi 130 giga, che è completamente da non considerare in un contesto normale lavorativo. Dobbiamo solo aspettare per poi verificare che il sistema parta. Ha terminato e quindi adesso non ci resta da fare che togliere il CD di partenza, il live CD di runtime di Drive Image, e far partire la macchina. È chiaro che va detta una cosa molto molto importante, che qualora si dovesse reinstallare su un nuovo hard disk, ma sulla stessa macchina dalla quale si è estratta la ISO, non si dovrebbero avere alcun problema, perché in realtà l'hardware rimane inalterato con l'unica differenza del disco. Qualora però invece questa procedura, la procedura di importazione della ISO creata da un'altra macchina, venga importata all'interno di un hardware completamente nuovo, è chiaro che un po' di modifiche all'interno del sistema operativo e al lato della partenza la si devono fare. Però vediamo subito cosa è successo e mandiamo in esecuzione, facciamo partire il nostro PC. Una volta rimosso il CD di XML Drive Image, siamo pronti chiaramente a far partire il nostro sistema. La partenza chiaramente non avviene, perché dobbiamo effettuare una piccola modifica all'interno del Boot Manager utilizzando il CD di installazione di Windows 7. Vediamo subito come fare. Una volta fatto partire il sistema con il DVD di installazione di Windows 7, procediamo subito al ripristino del computer, andando a cliccare su Ripristina il computer. Ed è un'operazione molto molto semplice, perché lui riconoscerà automaticamente il sistema installato all'interno del disco e tenterà un ripristino. Ecco qua, ha rilevato effettivamente problemi nelle opzioni di avvio del computer e andiamo a cliccare su Ripristina e riavvio. Eccolo qui, andiamo a cliccare su Avvia Windows normalmente e il nostro sistema dovrebbe, uso il condizionale, avviarsi senza alcun problema. Chiaramente con tutte le applicazioni già preconfigurate ed utilizzabili. Eccolo qui, il sistema è pronto per essere utilizzato, abbiamo impiegato pochissimo tempo per renderlo nuovamente operativo. Arrivederci al prossimo video tutorial.